Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, direttore, domani presentate un progetto molto importante a livello nazionale. Noi andremo poi quasi subito nello specifico per quanto riguarda la nostra città, la città di Roma. Domani però presentate il programma Gioventù in Azione dell'Agenzia Nazionale per i Giovani presso la vostra sede. Di che cosa si tratta innanzitutto? Sì, in realtà presentiamo il bilancio di questi anni di Gioventù in Azione. Dal 2007 il programma, che terminerà a dicembre 2013 e poi riprenderà con la programmazione 2014-2020, è stato un programma rivolto ai giovani fra i 13 e i 30 anni, che ha finanziato progetti soprattutto di mobilità giovanile, quindi per consentire ai ragazzi di fare delle esperienze all'estero, sia di scambio che di servizio volontario europeo. Nell'ultimo anno abbiamo finanziato 12 milioni di euro di progetti. Complessivamente al 2007 sono stati 2.005 progetti presentati. Alla fine di questo percorso facciamo un bilancio, anche per cercare di portare nella nuova programmazione quanto di buono è stato realizzato e quali e quanti progetti meritino poi di rappresentare un esempio, una buona prassi per il futuro del programma. Dicevo, giovani tra i 13 e i 30 anni, la cosa importante, senza alcuna necessità che avessero un livello di scolarizzazione alto, quindi contrariamente al più famoso fra i programmi europei, cioè Erasmus, qui non c'è bisogno di essere studenti universitari, non c'è bisogno di avere buoni voti e soprattutto non c'è bisogno di integrare economicamente nulla, perché il finanziamento che viene da parte della Commissione europea copre in pratica interamente il progetto. Partendo adesso e passando a Roma, perché ovviamente come radio noi ci occupiamo prevalentemente di quello che succede a Roma, posto che ovviamente della bontà del progetto su scala nazionale è importante sottolinearla, ovviamente. Però ci sono stati nel periodo in questione tra il 2007 e il 2013 una serie di progetti che sono stati realizzati a Roma, per esempio il progetto Gruppo Orizzontale che ha riqualificato alcuni spazi al Pigneto. Noi a Roma ci occupiamo proprio a Radio Roma Capitale ci occupiamo molto di recupero degli spazi urbani degradati. Crediamo che più delle nuove cementificazioni bisognerebbe eventualmente recuperare le vecchie cementificazioni, i vecchi spazi che sono stati abbandonati, no? Sì, allora quello è stato soltanto uno dei progetti, perché dovete tener conto del fatto che nel Lazio sostanzialmente il Lazio è la regione che ha il maggior numero di finanziamenti rispetto al programma e quindi la regione che di più ha avuto accesso a questi progetti. Immagino. Nel Pigneto è stato un progetto di recupero urbano, quindi fra l'altro con i ragazzi che attivamente si sono occupati di realizzare delle attività, fra l'altro progetti rivolti a giovani, per così dire, con minori opportunità, cioè giovani che non hanno la possibilità normalmente di accedere a questo tipo di attività, ma sempre nelle periferie romane sono stati realizzati progetti che hanno anche avuto un riscontro a livello europeo, perché qualche tempo fa è stato votato come miglior progetto a livello europeo proprio un progetto romano di alcuni giovani che insieme a giovani di periferie degradate di Marsiglia hanno dato vita a un'iniziativa che poi ha portato per loro anche uno sbocco occupazionale. I ragazzi erano tutti ragazzi con problemi di abbandono scolastico, sono stati messi insieme, hanno lavorato per giorni su un progetto utilizzando come metodologia quella del cinema e quindi hanno realizzato alla fine un cortometraggio nel quale raccontavano che cosa avrebbero voluto dal loro quartiere. Tenete conto che nessuno di loro parlava una lingua, anzi addirittura i ragazzi francesi non conoscevano neanche il francese perché erano tutti figli di immigrati, quindi parlavano sostanzialmente in arabo con la lingua dei loro padri, e alla fine del progetto intanto comunicavano regolarmente in francese sia i ragazzi italiani che loro. Poi il progetto si è spostato in Francia, a Marsiglia. Alla fine i ragazzi hanno costituito una cooperativa che oggi si occupa di fornire servizi all'industria cinematografica, cioè sono partiti da un progetto finanziato alla Commissione europea e hanno trovato un lavoro, una ragione per uscire dai casermoni e dai palazzi nei quali normalmente passavano le loro giornate e hanno sfruttato appieno questa che è stata un'opportunità data loro da Gioventù in Azione. Tra l'altro, ad esempio, avendo letto alcune informazioni sul Kiwi, il kit di interazione urbana istantanea, un laboratorio creato proprio, no, dal gruppo orizzontale a cui facevo riferimento prima, possiamo dire che sostanzialmente poi non va solo a beneficio dei giovani a cui voi
vi rivolgete questo tipo di iniziativa? Perché poi, ad esempio, come nel caso proprio del Pigneto, questi spazi non sono stati recuperati solo per i giovani, ma per chiunque avesse voglia di usufruirne, no? Esattamente, ma è chiaro che per noi è fondamentale l'interazione con la realtà locale, cioè i progetti non devono essere fini a se stessi, ma devono lasciare qualcosa ai ragazzi e laddove questo sia realizzabile anche avere un contatto diretto con la realtà circostante, perché l'obiettivo è proprio quello di far interagire i ragazzi, i giovani con il territorio, che poi in progetti nei quali si fanno delle cose, quindi non si sta davanti a una cattedra ad ascoltare qualcuno che parla, ma materialmente si svolgono delle attività. Questo, quando i progetti sono fatti molto bene, hanno anche delle ricadute sociali importanti e vanno a beneficio del territorio nel quale si realizza il progetto. Le posso chiedere dove eventualmente i nostri ascoltatori possono reperire delle informazioni maggiori, ad esempio proprio sui vari progetti che sono stati realizzati, se c'è già qualche novità che verrà realizzata, qualche idea per il prossimo settennato, diciamo così? Allora, intanto tutte le informazioni del caso le trovano sul nostro sito, che è agenziagiovani.it. Domani, se qualcuno si trovasse a passare da via Sabotino al numero 4, noi avremo una giornata nella quale apriremo le porte ai cittadini per far conoscere la realtà dell'agenzia, le persone che ci lavorano e quelle che sono le prospettive del programma. E mercoledì mattina al Maxi alle ore 11 ci sarà un convegno istituzionale aperto al pubblico, dove proprio alcuni rappresentanti anche della Commissione Europea racconteranno quelle che sono le linee guida del nuovo programma, cioè come questo ad esempio anche Gioventù in Azione entrerà nella nuova programmazione 2014-2020, lo farà con quali strumenti, quindi può essere certo un'occasione per saperlo. Tenete conto, per chi ovviamente non può recarsi al Maxi, che tutto il convegno verrà ripreso in streaming proprio sul sito dell'agenzia, quindi agenziagiovani.it. Noi direttore la ringraziamo per averci concesso la possibilità di saperne un po' di più. Ovviamente auguriamo buon lavoro per questi giorni, ma anche per i prossimi 7 anni di lavoro dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Arrivederci, grazie. Grazie mille, in bocca al lupo va girato ai giovani. Ovviamente, certo. Arrivederci. Una buona serata. Arrivederci. Anche a lei. Grazie al direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, Paolo Giuseppe Di Caro.